Benvenuti su Profumi di Nicchia. Oggi parleremo di una fragranza che ci porta nelle rive di Orange County, dove possiamo assaporare un buon cocktail, magari insieme alla propria amata, e capiremo... Ma sei pazzo? E io devo fare outing su questa cosa. Io ho paura a entrare nei negozi di profumi. È il motivo per cui ho solo comprato online per adesso. Ho fatto 6 spruzzi di Megamare e uno streamer che si chiama Il Masseo, praticamente mi fa: cos'è sto odore di Ciao Matteo, ho visto il podcast con Fede e mi sono fatto una scorpacciata dei tuoi video. Ho scoperto che anche tu sei a Milano, anche io, e passerò di sicuro. Questo era il messaggio di Jody, al che io faccio Margherita, ma diciamogli di venire qui. Anche perché io in negozio non ci sono mai, o quasi. Detto fatto, in meno di una settimana eravamo qua a girare. Gli integralisti del canale storceranno il naso a vedere qualcuno esterno al settore parlare di fragranze. Anche se, vuoi per i profumi trattati, vuoi anche per sentire un'opinione diversa dalla loro, potrebbe essere ugualmente curioso. Ma il pubblico per cui è stato fatto questo video è quello che si affaccia al mondo dei profumi per la prima volta, non senza timore o paura di dire qualcosa di sbagliato, come ci ricorderà lo stesso Jody. Quello per cui il profumo è semplicemente il regalo della cresima dello zio di terzo grado, o banalmente, quello che fino ad oggi non ha mai pensato che una fragranza potesse dargli delle emozioni diverse dall'aiutarlo a scoprire. Il tutto nel nostro stile, fatto di risate e ironia, immagini poetiche e passione, ma soprattutto tanta voglia di divertirsi. Non mi resta che augurarvi buona visione, nella speranza che anche questo video possa piacervi. E soprattutto, buon divertimento. Ah, la seconda parte dell'intervista ad Alessandro Gualtieri arriva fra 2 giorni, come promesso. Benvenuti o bentornati su Profumi di Nicchia. Continuano i nostri podcast per cercare di aiutarvi a scegliere la vostra fragranza perfetta. E dopo il video che abbiamo fatto con Federica, che molti di voi hanno apprezzato, siamo tornati con un ospite che non ha nulla a che vedere col mondo dei profumi, che però quando ha visto il video con Federica ha detto: no, wow, questa cosa la voglio fare anch'io. Per cui diamo un caloroso benvenuto a Jody Cecchetto. Ciao Jody. Ciao, ciao. Mi sono autoinvitato, quindi fantastico. Beh, un autoinvito gradito. Grazie, grazie per aver accettato e apprezzato il mio autoinvito. Allora, finché mi scrivete dicendo: ehi, voglio fare anch'io un'esperienza in cui parli per 2 ore e qualunque cosa mi fai sentire, sono contento, a me fa piacere. Io inizierei col farmi raccontare, per capire anche dove vogliamo andare, tutto il tuo rapporto con i profumi. Mi dicevi appunto che è una cosa che è nata proprio digitalmente, sì, quindi prendendoli online, che sono molto responsabile dell'acquisto in primis di Megamare. Vero, vero, assolutamente. Racconta allora tutto quanto, l'amore e l'odio. Allora, l'amore e l'odio, io in realtà vorrei fare un po' una captatio benevolentia nei tuoi confronti, perché sono felicissimo di essere qui. Dopo aver conosciuto il tuo canale di Profumi di Nicchia, ho visto anche la puntata con Fede, allora ho detto: figata. E quindi sono veramente felice di essere qui a fare questa chiacchiera con te. Tra l'altro io ti imito. Ah, cioè... beh, male, male. No, vi faccio vedere, vi faccio vedere. Benvenuti su Profumi di Nicchia. Oggi parleremo di una fragranza che ci porta nelle rive di Orange County, dove possiamo assaporare un buon cocktail, magari insieme alla propria amata, e capiremo quello che ci rende umani ma allo stesso tempo dei. Benvenuti in questo nuovo video, io sono Matteo. Vabbè, non esageriamo, io non parlo di dei, io parlo di minchiate. Però cioè, ci sta. No, sì. Però a parte questo, il mondo dei profumi mi affascina molto, perché io vado a periodi, no? Io mi appassiono delle cose velocemente. C'è stato il periodo in cui mi sono appassionato dei manga e ho preso 3.000 euro di manga senza averli mai letti. Ma tornando ai profumi, che è il motivo per cui siamo qua, amo tantissimo questo mondo, più che altro perché l'ho scoperto l'inverno scorso. È una cosa che ho notato che mi piaceva molto, e adesso sembrerò un megalomane egocentrico, è che la gente mi chiedeva che profumo avessi. E quella è una delle sensazioni che, per quanto riguarda il mondo dei profumi, è la più appagante, certo, capito? Perché poi non è che gli vai a dire un profumo classico e tutto quanto, perché magari si aspettano Acqua di Gio, tutto rispetto, Acqua di Gio, oppure le classiche, le di Paco Rabanne, esatto, sì, quelle cose là. Invictus, Sauvage. Hanno una reazione del tipo tra il "ah, figata" e il "vabbè, non me lo ricorderò mai più questo nome". Ho detto: adesso sai che c'è, adesso mi prendo una marea di profumi e inizio ad abusarne per capire le reazioni delle varie cose, no? E in questi mesi, dopo averne prese un po', io mi sono anche reso conto che ci vuole
per me qualcosa che abbia impatto per quanto riguarda la persistenza e la scia, perché a me possono piacere dei profumi da snasare così al volo, però se poi dopo mezz'ora non sento che proprio lascio la scia, e c'è un mio migliore amico che si chiama Simone che mi dice sempre che io i profumi li uso come le magliette. Nel senso che, infatti, ogni volta che entriamo che fa nuova maglietta, nel senso nuovo che profumo. Esatto, nuova maglietta, nuovo profumo. Ho deciso di affrontare il mondo dei profumi appunto a seconda delle situazioni, mentre ci sono molti che vogliono avere il loro profumo che li identifichi. Cioè, non so se sei d'accordo con me che ci sono queste due linee di pensiero. Ci sono nel mondo dei profumi ci sono enormi, diciamo, distinzioni. Semplicemente c'è la prima distinzione: lo metti sulla pelle o lo metti sui vestiti. Poi c'è la cosiddetta signature fragrance e ci sono le fragranze d'occasione. Una signature fragrance, pensando anche alla fede, che può essere al feti, però se devi andare a lavorare in un ufficio e ti fai 20 spruzzi di al feti no, a metà luglio, a te può piacere, liberi tutti, magari a quelli che ti stanno intorno un po' meno. Io per esempio ho un profumo di Ili che si chiama Queer Plant Fleur, non fanno più, è fuori produzione. Io quello lo uso solo dal 20 al 30 di ottobre, specie se cioè piove. In questi 10 giorni? Sì, io quel profumo lo uso solo in quei 10 giorni. Vabbè, queste... è malattia. Posso essere un po' sono pippe da, sì. Da appassionato. No, cioè. No, è malattia, perché quel profumo a me ricorda quando le foglie vedi che poi cadono. Ti faccio, vedi che poi ti faccio le imitazioni giuste. Le foglie secche che cadono in autunno. A fine autunno, esatto. Che poi piove, rimangono un po' frasiche, un po' marce. E ci passano sopra le mosche. Più che le mosche, il tram. Il tram, casa perfetto. Passa il tram. Per okay. E questa idea di foglia secca, bagnata, spezzata, sporcata dal tram, a me ricorda questo profumo e come lo metto sento il 25 ottobre sulla mia pelle. E di contro ce ne sono anche altre che, non so, ci sono 40 gradi, ti metti un profumo che sa di neve e dici dai, magari chiudo gli occhi e sono un po' più in montagna. Ma poi, tu hai un evergreen durante l'anno? Che metto sempre? Sì. Allora c'è il Duca che metto quasi sempre, che okay. È quello col cane sopra. Però è un profumo molto elegante, okay. Quindi cioè, se devo uscire con i miei amici a prendermi la birra sotto casa... Non te lo metti. Okay. Però se devo andare, non so, a cena fuori con Arianna, che è la mia ragazza, appunto, magari mi metto anche quello. Certo. Sono arrivato all'acquisto di Gozo di Geroboam e grazie a te, Megamare. Il famoso Megamare. Però grazie a te più o meno, nel senso che la mia ultima esperienza brutta con Megamare, quasi frustrante a un certo okay. punto... Perché io era ormai qualche tempo che tra Gozo e altri, ho messo anche Black Afghano, ho comprato anche Black Afghano e anche altri profumi designer, tra cui l'Explorer di Montblanc, che okay. sarebbe una sorta di Aventus. Di Aventus. Vabbè, sì, sappiamo bene. Con le pinze. Era ormai settimane che nessuno mi diceva che profumo hai. E allora ho detto, sai che c'è? Stasera mi metto Megamare. 20 spruzzi. Mi sono fatto 6 spruzzi. Ho fatto 6 spruzzi di Megamare. Sono andato al concerto di Ercomi con un po' di okay. amici e uno streamer che si chiama Il Masseo mi fa cos'è sto odore così forte? Che, lui ha usato altre parole che non voglio dire. E io faccio... Pesce marcio, e io faccio, no, niente. No, ha detto... fa, cos'è sto odore di sborra? E io faccio, ma no, ma... Vabbè. E un altro invece mi fa, chi è che ha messo il minestrone? Cioè, capito? C'è un... Ne avevo messo talmente tanto che a un certo punto durante il concerto mi viene là da amico e mi fa Jody, posso dirti, non mettertelo più. E io là, ti giuro, dopo dovevo uscire e volevo tornare a casa a farmi una doccia. Sì. Tanto non va via. Non va perché via. Quando lo senti che ti dà fastidio poi non va più via. Cioè, non va via. Io ho ancora la felpa di quella sera che sa ancora di Megamare. Che però, al contrario, 2 settimane dopo mi hanno messo uno spruzzo qua e la gente diceva buono. Io ho sentito solo Megamare così forte per adesso, tra la mia collezione abbastanza ristretta. Però devo dire che a me piacerebbe qualcuno di esperto tipo te che mi dica effettivamente quanti cavolo di spruzzi devo fare e dove. Certo. Perché se no o ne abuso oppure ne metto uno timido così e magari non si sente. Quindi dico, è questo. Questa cosa è successa anche a me. Ed era M Mink di Byredo, che tra l'altro è quello che prendo sulla bancarella con Megamare. Ah, ok, sì, esatto. Che poi non l'ho preso. Lo sento la prima volta e mi ricordava il Vix, quello che certo. metti quando è raffreddore. Sì. Che a me piace un sacco come odore. Sono gusti. A me piace Loki. No, Loki no. A me quel sapore là del Loki mi piace. Preferisco il Vix, okay. più balsamico. Okay. Morale da favola, devo andare a fare questo incontro. Mi faccio la doccia. E quando dico mi faccio la doccia, mi faccio magari 20-25 spruzzi. Arriva alla porta, mi è salito un conato di vomito. Addirittura a me era troppo okay. forte. Poi sono corso in bagno, ho cercato di lavarmi col profumo, con altri profumi, non ce l'ho fatta.
Da quel giorno io al mio amico faccio molta fatica a sentirlo e mi dà proprio la nausea. Cioè, come se avessi fatto indigestione. Cioè, avrei sicuramente gli amici che dicono: oh no, io il rum non lo bevo, la sambuca non la bevo. Io non bevo il rum perché no, perché a 15 anni 17, dai. Ho vomitato. Con rum e pera. Certo. Cioè, io il rum proprio non lo posso più sentire. Ecco, stesso motivo io con M-Mink. Il valutare quanto metterne dipende anche da quanto stiamo bene noi, ecco. Stare male per farlo sentire agli altri, diciamo, il gioco non vale la candela, assolutamente. E poi ricordi sempre il discorso dell'olfatto assuefatto. Io, per esempio, ho dei profumi che so che se metto 3 giorni di fila, al 3° giorno non lo sento. Mentre invece se, appunto, alterno, metto oggi uno, domani l'altro, magari gli altri li mischio, cioè li percepisco molto di più, di conseguenza provo maggiore piacere. Poi che mi fermino per strada raramente è successo. Okay. Io lo dico sempre, anche perché alcune cose che metto sono tremende. Cioè, a me piacciono dei profumi molto strani, molto particolari. Cioè, visto che mi parlavi anche dei profumi di Gualtieri, a me quello che piace più è il Nudiflorum. Non ho mai sentito. Di cosa sa? Sa di gardenia incancrenita. È un commento di un cliente. Gardenia incancrenita. Sì. Cioè, okay. Ed è di Nasomatto. Non te l'ho messo qua. Vabbè, non c'è. Qua ne abbiamo da snasare. Qua ne ho messi tanti. Una lista di potenziali profumi fruttati. In linea di massima sono presenti note fruttate ovunque. Però chiaramente in alcuni casi sono le protagoniste. In altri sono quasi delle comparsate, okay. E il profumo ha una struttura decisamente diversa. E quindi adesso andremo a capire quali di questi andare a sentire. Va bene. Sperando di soddisfare... Ma guarda, io, a me basta anche solo apprendere qua cose snasando, perché io devo fare outing su questa cosa. Io ho paura a entrare nei negozi di profumi. È il motivo per cui ho solo comprato online per adesso, proprio perché a volte passo davanti delle profumerie in zona Riviera Romagnola e proprio, cioè, mi mettono timore, perché ti senti ignorante a entrare in quei posti, capito? Lo so bene. Se tu vai là e dici: vorrei un profumo, ti guarda. Sì, ma iniziano a tirarti fuori parole che magari tu neanche sai, e tu dici: ma ambrato con l'oud, quello vanigliato, che iniziano a farti nuovi. Uno dovrebbe solo snasare la... Cioè, uno può, anche se non è esperto, cercare qualcosa di più raffinato se certo. Non conosce. Anche per come sono costruiti alcuni negozi, fanno un po' timore. Come se dovessi avere delle competenze per entrare dentro questi negozi. A questo proposito dico che tanti negozi sono strutturati di modo che il cliente non possa avvicinarsi alle bottiglie. Okay. Magari c'è un bancone di mezzo. E già questa divisione proprio a livello architettonico interno crea... distaccamento, sì. Cioè, percepisco eleganza, però non percepisco quel senso di accoglienza che mi fa magari dire una frase in più, dire una parola in più, che chiaramente a chi sta in vendita è l'elemento fondamentale per aiutarti nella scelta. Infatti noi in negozio abbiamo tutto aperto, che è un incubo da alcuni punti di vista, okay, perché cioè, rincorri la gente, filare il profumo nel naso, non fare questo. Sì. Troppa distanza tra il cliente, non va bene, però allo stesso tempo non è che puoi lasciare le bottigliette che tutti... Esattamente. Anche perché sennò poi... Anche perché poi sabato in negozio c'era la gente che sentiva i profumi in strada perché in negozio c'era troppo odore. Certo, poi dopo un po', io sono andato solo una volta, dopo 5 profumi avevo il naso andato. Certo. E quindi non capivo neanche più quale. Infatti ho preso un profumo che secondo me non era quello che in realtà avevo scelto. Poi sono tornato a casa e ho detto: ma non era questo quello che ho preso. Vabbè, fa niente. Ne ho regalato uno a mia mamma e era contenta. L'importante è quello. Sì. Quando ci saranno sentiti mi fai: voglio una cosa che sia agrumata, fruttata in testa, quindi comunque un po' più fresco, senza rinunciare a scia, senza rinunciare a persistenza, senza rinunciare in un vero senso della parola a lasciare il segno. Allora, io qui ti ho messo un po' di tutto, da una nota un po' più agrumata speziata, qualcosa un po' più dolce, qualcosa anche di ambrato, e come ti dicevo ognuno ha un carattere fruttato, ad eccezione di lui, che però dopo questo non c'entra niente. Piccolino, tra l'altro. Questi sono in olio. Sono estratti. Sono degli oli puri. Questo faccio dire per ultimo perché è tra certo. I più forti. Ah, ok. Io sono talmente pazzo che mi chiedo: ma se uno beve quella roba, cosa succede? Beh, Baraonda, se vuole puoi bere. Qual è? Questo puoi bere. Perché lo puoi bere? Perché è fatto con alcol alimentare. Ma sei pazzo? Sì. Vai, fa un po' cagare, però lo puoi fare. No, spruzzateli in bocca. Fa un po' cagare, però si può fare. Siamo sicuri che si può fare? Sì, voglia, sarei già morto io. Con tutte le volte che l'ho fatto. Lui che continuava a ridere, io che sputavo, lo paravo dappertutto. Ma mi hai fatto spruzzare un profumo di Nasomatto in bocca? Sì, si può fare. Nasomatto, le cose normali non ci piacciono. Ma anche Black Afghano posso? No, questo lo puoi fare perché è con alcol alimentare e tutto quanto.
l'altro. Ah, quindi sono leggermente ubriaco adesso. Ma no. Vabbè. È uno spruzzo, sarà mezzo ml. È pazzo. No, è matto. Questa allora. È bella, eh? Boh, non l'ho snasato, l'ho mangiato, cioè vabbè. Sai cosa mi ha colpito recentemente che non ho comprato ma ho sentito da un mio amico? Zeta di Morph? Sì. Certo, conosco. È quel tipo di dolcezza, non mi dispiace. Quello è molto, sbaglio, era anche leggermente polveroso, cioè un po' talcato, un po' pudré. Sì. Perché comunque la mandorla, vabbè. Talcato, era pudré. Quando l'ho snasato ci ho detto, cavolo Nicolò, il mio amico, è proprio pudré questo. Certo. E lui mi fa, certo, è pudré. Adesso è presente la pubblicità del borotalco, che c'è la tipa che si abbraccia, sì? E gli arriva tutto il borotalco, certo, addosso. È ecco, quella roba. Pudré, okay. Vuol dire che senti questa... Che ti dà quel senso di polveroso. Esattamente. Ok, va bene. È presente LeBron James a inizio partita che lancia il talco prima di tutte le partite? No. Io è questo che amo di Matteo, che veramente ti potrebbero intortare mezz'ora parlandoti di un profumo. Che ci metti uno spruzzo a mettertelo e poi semplicemente esiste. Esatto. Cioè, è questa la figata di questo mondo, porca miseria. Dai. No, comunque LeBron, quando tu lo lanci, che hai questa sensazione di talco super polveroso, ecco, quella è la sensazione che dà una fragranza pudrè. Ok. A livello di note di fondo, perché comunque la frutta è sempre di sintesi, quindi... Anche perché non si può più fare robe... No, quello no, è degli animali. No, lì quei pezzi di animale. Sì, avevo visto da... Però ormai da tanto tempo. Uh-huh. È semplicemente per un fattore economico che non si mette la frutta vera dentro. No, non lo puoi fare. Come fai a ottenere l'olio della pera? Spremi la pera. Eh no, non ce la fai, perché è succo, non è olio. Vabbè, ci metti un po' di olio dentro. No, ragazzi, l'olio cuore... Sì, esatto, così di pera, diventa un po'... Fai, sì, l'olio, fai no. Il giro, no. Per esempio, con gli agrumi hanno la scorza, e quindi lo tiri fuori dalla scorza. Ah, ok. Ma la buccia dei frutti non riesci a estrapolarla. Mm-hmm. E quindi ricrei tutto chimicamente. Ok. Per esempio, io qui ho tre note che sono tre note di frutta e note di sintesi. Ok. Che sono Pear Ink, Purple Molecule e Cloud numero uno. Che sono 1, 2, 3. Questi? E poi quello che è simpatico. Il bifasico, sicuro te lo faccio sentire. Quindi Ambroxan, Ise Super, Cetalux, Ambrostar. Note che, dette così... Ambrostar mi sembra quello del brodo. Sono note che pompano. Quindi il risultato è che tu senti, per esempio, una nota di pera ha molta presa sul tessuto, molta presa, okay, sulla pelle. Poi posso darti delle sfumature un po' più legnose, con Morning Chess, dove... Hai meno una parte fruttata, ma è questa nota più agrumata, lavorata col bergamotto. Il Baraonda e... Baraonda è quello che ho mangiato. Baraonda è quello che ho appena bevuto. Mm. L'Alfeti Cedar. E poi in realtà ti posso dare delle note strane che sono il cammello, il pipistrello. E poi per esempio hai Karagoz che sa di uva fragola, ecco. Partiamo. Guarda, all'opera, vai. Amore, Con lui, che è il pipistrello. Puoi insultarmi sul pipistrello? No, ma il pipistrello non sapevo avesse un odore, cioè... Quello là che sembra molto arabeggiante. Lui. Allora. Bene. Partiamo con questi quattro. Il primo che ti faccio sentire è una cosa un po' strana. Vai. È un profumo bifasico. Bifasico. Quindi lo dovremmo andare a mischiare. Prima di vaporizzarlo lo mischi sempre. 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 Non spruzzare mai tanto, anche uno basta. Ma sulla moglietta? Sulla moglietta, sempre, i profumi vanno sempre sentiti sulla carta. Già la sento un po' da qua, eh. Ecco, vedi, io te lo lascio riposare, perché così perde l'alcol. Ok. E tu non vieni ingannato dalla nota di testa, che magari ti piace tanto, poi il profumo diventa un'altra cosa, esatto. E dici, che cazzo. Andiamo invece a un profumo che non so perché non ho mai presentato in nessun video, ma che reputo uno dei più interessanti di Wilhelm, che è Morning Chess. E poi andiamo su Bat, il pipistrello. Che non mi ricordo se 2018-2019 ha vinto un premio come miglior profumo creato in quell'anno. Adesso sai cosa mi è arrivato? Mi è arrivata una nota di camomilla. Non so perché, ma sbaglierò, c'entra niente. Difficile. Ok, perfetto. Allora, il primo, che è Cloud numero uno, è un fruttato sintetico, quindi ottima tenuta, però abbastanza piatto. E tu quello che vai a sentire adesso sono delle note che ricordano vagamente... C'è Matteo qua, eh? Sì, esatto. Lo sanno. L'albicocca, la pesca, e rimane molto fresco. Magari lo senti che rispetto anche a un megamare è vuoto. Sì, è un pochino meno... Cioè, è pieno... Sento anche caramellato. Caramellato, sì. Esatto, sì, caramellato. Cioè, qualcuno sente anche dell'anguria. Ma caramellato nel senso che mi sembra una caramella proprio, sì, non sì, il sì, caramello. Sì. Cioè, mi ricorda le caramelle, i delfini, quelli là che mangi, blu. Sì, i delfini dell'Aribo, certo. Quello dei delfini dell'Aribo. Non mi dispiace. Ok, però... Sento proprio Aribo qua. Ok.
Sento quello. Okay. Morning Chess, perché potrebbe essere un'ottima alternativa? Perché in apertura tu hai una nota di bergamotto, fresca, frizzante, accompagnata da una nota di anice stellato. Sotto però è tosto, perché hai tanto cuoio, hai tanto paciuli, o paciuli, non ho ancora capito. No, paciuli, dicono tutti paciuli. Sempre. Però l'unico che fa il naso lo chiama paciuli, per cui... Boh. Ah. E soprattutto tu qua nel fondo hai una nota sporca. Qua tu hai questo fondo di ambra nera che gli dà carattere, però gli toglie quella nota un po' giacca e cravatta, lo rende un po' più sportivo, ma uno sportivo moderno. Sì, io sento del frizzantino qua dentro. Bergamotto anice stellato, quella è la testa. Quello. Però sotto lo senti che è pieno ed è sporco rispetto a quello. Sì, 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 sì. La storia di questo è fighissima, perché dovrebbe raccontare il momento in cui nonno e nipote, anzi nonno e figlio, giocano a scacchi all'alba . E c'è appunto il nipotino che li guarda, fotografa questo momento a livello olfattivo e 30 anni dopo è il marchio di fabbrica della sua linea. Ok, sono pronto. Fino adesso siamo stati molto tranquilli, adesso si inizia a giocare pesante. Vai. Bat. Allora. Bat, questa è una linea fuori di testa. Non ti dico niente, tu dimmi cosa senti. No, bro, questo è... Ti dico cosa sento? Vai. Quando andavo in gita con la parrocchia, facevo l'animatore, arrivavamo a, dopo 6 ore di camminata, nelle caverne in alto sopra le montagne, dove c'era un ruscello marcio. Sì. Però, cioè, è strano. Però . La frutta la senti. C'è qualcosa di frutta. Perché l'immagine è appunto di prendere questo pipistrello che ha rubato della frutta, un fico... Mango, guava. È fuori di testa questo. Non ho mai sentito una roba del genere. È perché il cammello non l'abbiamo ancora spruzzato. Questo, cioè, in Italia ce l'hanno 10 persone, ecco. Ma non è facile da indossare. No. Però è buono. Però oggettivamente buono. Questo profumo qua è stranissimo. Sono curioso di... Non so, cambierà tanto fra... Sì, allora, sarà sempre più caverna. Sarà meno frutta. Ma perché ti giuro, è proprio mi ha trasportato... nella gita che siamo arrivati là e sentiamo questo odore qua, capito? Ma è bello dei profumi anche questo, perché infatti, cioè, porca miseria. Cioè, stare sempre a parlare di essere sexy, sì, ecco. Sì, sicuramente come approccio iniziale è sicuramente il modo più facile. È il cosiddetto bait. Non so se rimorchierei con Bat. No, con Bat secondo me no. Fai come la fine quello del Megamare. Vai. Aprendo questa piccola parentesi, Bat, come me lo metto? Quando vuoi. Essendo soggettivo, non so, vuoi andare a berti la birra al baraccio con gli amici, ti metti Bat, così gli amici ti insultano. Ah, bello, ok. Noi avevamo questo ragazzo che lavorava con noi, che lui studiava fisica, e lui era andato in mezzo a tutti questi fisici, si era portato sto profumo che si chiama Alchemy. Ok. Quindi lui se l'era messo e c'erano tutti i compagni di stanza, ma chi è che si è cagato addosso? Ah, beh, certo. Chi è che puzza di merda? Perfetto. E cose così, e lui fa, no, sono io, sono un profumo di nicchia con paciuli, certo. Ambra, perché zafferano. Poi tu gliela puoi anche giustificare dicendo no, perché questo guarda che è un profumo di... Però no. Se poi la gente gli fa schifo, può essere anche di nicchia quanto vuoi... Però va bene che deve piacere a te quello che vuoi, però poi se diventi un emarginato perché ti metti il profumo di nicchia, cioè va bene, ok? Cioè tu devi sempre ricordare che il profumo è cultura olfattiva. Certo, certo, sì, sì. Quindi tu apprezzi ciò che conosci e, tra virgolette, schifi ciò che è nuovo. È come la musica. Sì. Cioè, se magari gente che apprezza tantissimo quella musica molto di nicchia, appunto, e ci sono quelli che vanno matti, quelli che proprio non la capiscono e dicono cos'è sta roba, spegni la radio. E poi devi sempre ricordare una cosa giusta che mi hanno detto. Un profumo è come una maglietta, cioè se tu sei tipo me, che c'hai la panza e c'hai le spalle grosse, magari una maglietta ti cade male, ti sta male e ti sta meglio un altro taglio. Se invece tu sei smilzo e alto, sicuramente una maglietta ti cadrà diversamente. Quindi c'è un prodotto che comunque è uguale, standardizzato, a ognuno sta in una maniera diversa. Io con la pelle che tende tutto ad addolcire, con Alfetti Cedar, no questo è leder, è vero, questo è Alfetti Leder, ho sbagliato. Che è sul Cedar? Allora sì, prendimi il leather, ho sbagliato. Ecco, io ovviamente qua ti ho messo il leather, perché sono un tonto. No. Però finalmente è arrivato l'alfeti giusto. Via. Perché alfeti cedar? Perché alfeti cedar ha una testa fruttata. Quindi tu hai una parte di pesca, poi hai questa nota di rum, più che rum è cognac, visto anche che il rum non ti piace. Esatto. E poi sotto hai queste note piene, che sono il legno di cedro, ma non il legno di cedro della Virginia, che non è un legno di cedro,
Questo invece è cedro dell'Atlante o dell'Atlas, che troviamo sulla bandiera del Libano. Essenzialmente è una conifera. Quindi sulla bandiera del Libano? Del Libano. Presente che la bandiera del Libano c'ha la striscia rossa, la striscia bianca e la striscia rossa, e in mezzo c'ha un albero. Ah, ok. Io pensavo che in Libano facessero le bandiere con questa cosa qua. No, c'è il disegno dell'albero. Il disegno. Okay. C'è il disegno dell'albero. A livello di scia, di persistenza, questo l'hanno caricato tantissimo. Ok. Magari è anche troppo rispetto a quello che stai cercando adesso. Poi se vuoi di Alfeti c'è 8 minuti di video dedicati ad Alfeti in cui ti racconto la rava e la fava. Meglio questo degli altri. Per adesso quello che probabilmente metterei di più è questo. È però lui? Quello che più mi ha fatto volare è il bat, ma non per metterlo, perché è un'esperienza. Sono d'accordo. Se ti è piaciuto il bat, è doveroso farti sentire anche il cammello. Dai, sentiamo sto cammello. Poi fra poco ti dirò la fragranza che mi sto mettendo ultimamente, che ti farà sorridere. Una fragranza molto famosa. Ma questo non è il brand che c'ha anche il rinoceronte? Sì, quello è Penaligons, che fa i profumi con sulle teste di animale. Esatto. E lui ci ha portato il cane e il drago. Minchia, il drago voli. Col drago... rinoceronte. No, ma io non intendevo questo. Però queste... che belle sono. Ma questo tra l'altro è il drago Sharon, palesemente. Sì, l'hanno fatto uscire per il capodanno cinese. Ok. E ovviamente hanno fatto uscire questo. A me spiace che ti sto facendo fare mille salti di argomento, ma è quello che viene. Sono cazzi loro, non ti preoccupare. Sì, cazzi vostri. Cazzi loro per fare il montaggio. Talmente tanto materiale che dovete... Ci diranno. Loro due sono quelli un po' più tosti. Okay. Loro tre sono quelli un po' più trasparenti. E poi, questo secondo me sarà una roba che ti manda fuori. Allora, il primo e il secondo sono esattamente con la stessa tipologia che ti ho detto prima, quindi tanta sintesi sotto, tanta sintesi anche per ricreare la nota fruttata, però si sente, ma si sente in maniera un po' più sottile. Adesso poi te l'ho detto, ti dico tutto quanto. Io già inizio a sentire una cosa che mi piace. Bene, bene, bene. Per Inc., quart'ultima uscita di Juliette, probabilmente è per l'estate uno dei profumi più interessanti che ci sono. Perché è un profumo sottile, molto originale, però con fissaggio. La pera è un po' verde. Sotto però hai tanto ambroxan, hai tante di queste note che si aggrappano alla pelle per farlo durare di più. E qui in realtà non senti proprio il frutto vero e proprio, quasi come se stessi sentendo la scorza della pera. Sai una cosa? È che l'ho sentito di più quando l'hai spruzzato... Sì, perché comunque le note si devono aggrappare. Lo sento poco, non so come dire. Lo senti sottile. Sottile. Infatti è il primo di questi. Poi andiamo avanti con... Visto che dicevi che quello ti ricordava una caramella... Alla cola? No. Non alla cola, ma... Ah, sì. Sì, Cos'è che ti ricorda? Ti dico, ce ne sono di due tipologie. È la Gola d'Or? No. No. Se me lo dici dirò, sì. Le Morositas. Le Morositas? Ovviamente. No, a parte sì, è vero. E questi quanti spruzzi devi fare? No, qua devi andare un po' più in su. 5, 6, ma poi è relativo, dipende anche... No, io non voglio più saperne di relativo. Uno come te che ne sa mi deve dire quanti spruzzi devo fare. Non so quanti ne faccio io. Perché poi io faccio le figure di merda. E mi dicono vattene. Magari un giorno provi due, un giorno provi tre, un giorno provi quattro. E arrivo come quando bevi, no? Devi capire qual è il limite. Va bene. Il 17esimo però poi, però poi vomiti, cioè, capito? Lì tanto hai capito che un megamare con 6 sono troppi. Quando Simone ha lanciato Samplosion, io sento assolutamente il sorbetto al mango. Quindi questo è Andreoli. Questo è Andreoli. Sorbetto. Buonissimo. Buonissimo. Questo è buonissimo. Buon per Simone, dai. No, questo è quello. È come quando ordini un buonissimo sorbetto al mango. Vedi, io ho capito questa cosa. A me piacciono i profumi che sanno effettivamente di qualcosa di preciso. Ok. Per esempio, il mio migliore amico non gliene frega molto del mondo dei profumi, si mette solo un profumo che non è una cosa precisa, però... Quello è l'unico che, non essendo una cosa precisa, però mi richiama una cosa precisa. Non so, è brutto, cioè è strano. Mi richiamerà lui. Mi richiama, sì, vabbè. Sì, cioè, gli voglio bene. Sì. Però, questo è fighissimo. Questo lo amo. Questo sì, teniamolo vai. Buono. Samplosion. E questa è della stessa linea di Malibu, però. Questa è della stessa linea di Malibu. A questo punto... Vuoi sentire anche Malibu? Sì. E dopo in realtà, adesso vi sto facendo fare mille giri, vorrei anche provare un'altra cosa, addirittura volevo venire in negozio da voi a provarlo. Night.
Acro, sì, acro, sì, acro. Ecco, quello sa di culo sudato. Però sì, no, sì, 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 sì. Lo vai a prendere? Perfetto, grazie mille. Perché, ecco, io voglio anche capire, che adesso qua sono con te, perché ho sentito parlare da te e da altri di questo Acro Night, che sa di sesso. Voglio sapere se effettivamente la mia ascella sa di quella cosa. Alla fine il cumino sa sempre di ascella. Adesso dimmi che non sa di ascella sudata. Sì, ma io voglio che sappia di sesso. No, no, questa è di ascella sudata. Ok. Allora, sto per odorare il sedere sudato. Non abbiamo il tester, ma abbiamo il campione. Possiamo dare certezza che sia lui. In realtà non è proprio ascella sudata, è ascella sudata dopo che ti metti il deodorante. Però, senza esatto, lavarti. Ascella sudata non male, eh? È ascella sudata con la nota di deodorante sopra. Ma questo sui vestiti logicamente è figo, secondo me. Perché è un finto pulito. Un finto pulito mi piace. È quella roba là. Te l'aspettavi così? No. Me l'aspettavo più tipo Bat. Va tutti a criticare il povero no, Bat. No, no, il cioè, povero so. Guarda te, povero Bat. A me piace così tanto. Sa anche di... Anche del cuscino dopo che hai fatto sì? quelle cose là. Sì, certo. Convinto, Piano piano. Allora, questo è Acro Night. Da una parte abbiamo Malibu, okay. Che ormai cioè, è famosissimo, ne ormai parlano sì, tutti. Ormai è super diffuso, io mi ricordo ancora appena era uscito, gli faccio Simo, con questo spacchi, approfitto per far sentire questi due. Ok, prima lui? Questo in realtà mi dirai già di no perché è troppo fiore, lo so già. No, questa è mia madre. Via, buttalo via. Questa era I'm in love with the coco, però... Ok, in che senso? Che c'è la cocaina dentro? No, c'è il cocco. Ah, e questo è Malibu. Questo invece è Malibu. E Malibu, come direbbe Simone, freschezza, estate, allegria, divertimento. Eh sì. Vacanza, spensieratezza, leggerezza. Che comunque è perfetto per descrivere questo profumo, cioè... Vabbè. Non sono stato pagato per dirlo, è la prima volta che odoro i profumi di Andreoli. Sono una bomba. Vuoi, sono buoni. Cioè, perché è proprio quello che io cerco nei profumi. In apertura hai questa nota di lime. Lime, sì. Con una punta di liquore, perché dovrebbe essere cognac. Infatti lui, anche nell'intervista che abbiamo fatto, racconta sempre l'idea di associare un agrume a un qualcosa di liquoroso. E poi sotto, a differenza di profumi al cocco, qua è molto più trasparente, è un'acqua, è rotondo, è dolce, non rimane mai pesante. Mm-hmm. Cioè quando lui dice estate, voglia di leggerezza, voglia d'estate, cioè... È quello. È quello. Sì, sì, è sì, quello. Sì. Allora, era questo quello della che sapeva di caramella? Cloud numero uno, sì. Ok, allora, questo tengo qua i miei preferiti per adesso. Mentre invece questo, okay. Questo è arrivato da poco, è una linea francese, sono dei 15 ml in olio. Quando è uscito questo, mi hanno mandato il campione a metà marzo. Io avevo gli occhi a cuoricino. Profumo dedicato all'Italia. Limoncello, pesto di basilico, pomodoro secco e accordo aglio. Io ero carichissimo di sentire un profumo che sapesse di aglio. Questo sento il pesto, tantissimo. Tu senti il basilico. Vedi. Io su di me io sento solo l'agrume che diventa quasi limoncello. No, io sento il basilico. Diciamo questa cosa, si possono fare le combo di profumi? Certo. Però viene fuori un tripudio di roba che non capisci più niente. Dipende come lo fai, il punto è che devi sapere come farlo, la verità è questa, perché... Cioè, se metti Seminalis con Megamare? Oddio. Ok, una scelta un po' dubbiosa. O Terroni con Megamare? Ma Terroni con Megamare c'è gente che lo fa. Sì? Sì, io non so. Il cammello e poi la smetto. E questo oggettivamente è un gran profumo. Vai, raccontamelo. Mi dicevi che ti piacevano anche le ambre? Sì. Tutte note resinosi tendente al dolce con una testa di dattero e frutta secca e sa di oasi in mezzo al deserto dove tu sei arrivato ovviamente a dorso di un cammello. È esattamente questo. Ed è spettacolare. Tra l'altro, cioè solo per il cammello come è rappresentato. Che è rappresentato come uno dei re magi. Esatto, dire. Esattamente. È vestito, è un cammello... Questa linea qua effettivamente non passa inosservata. Non è per tutti, perché comunque appunto sapere di pipistrello che si mangia la frutta in una caverna non è per chiunque. Però questo lo metterei di più del Bat. Sì, questo è molto più rotondo. Il Bat è proprio... Il Bat ha sotto quella nota di sporco
che secondo me è il motivo per cui dico wow e mi esalta. E hanno quello al panda, che entrerà di diritto nella mia collezione. Ma dai, ma il panda è pure in via di estinzione, poverino. No, è buonissimo, buonissimo. Però sì, questo è esattamente quello che mi hai descritto te, nonostante io non sia mai stato su un cammello. Non abbia, neanche però, io, neanche però io. Mi richiama quella situazione là. Però questa è una roba tosta. Comunque queste moiette rendono tutto più buono. Vabbè. È proprio l'elemento per cui io ti voglio dire, ehi, il profumo è una roba con cui ti devi divertire. Ma se sì, tu ti vedi sì. La faccia di un idiota sopra, dici, ok, lo devo usare per divertirmi, okay, non sono qua. No, ma mi fa piacere che, essendo tu comunque dell'ambiente, anche a livello professionale, la prendi così e non sei tutto dritto come molti che si vedono. Poi ti sentire un profumo che non costa niente, però se vuoi una scia tipo a basso prezzo, lui è il must have. Adesso qua tu non lo senti quasi, probabilmente. Perché tu questo profumo è fatto tutto di fissativi. È tutta Ambroxan. Sì, qua non ti riesce più a mandare su un odore. Però questo è un profumo da scia pazzesco. Però la scia che cosa ti richiama? È una scia fatta di Akigala Wood. È un legno di sintesi che ha degli accordi vicino alla parte talcata balsamica del patchouli con la parte un po' più animalica del Wood. E questo è quello che mi dicevi, che nonostante costi poco è una bella... No, questo tu non hai idea di quanti ne abbiamo venduti. Non hai idea. Perché la gente entra in negozio, sente 10 profumi, poi dice, mi dai qualcosa che posso mettere tutti i giorni? Io gli tiro fuori questo. Questo è può essere da tutti i giorni? Questo è da tutti i giorni. Anche perché comunque anche come costo siamo sui 75. Questo segniamolo, perché da tutti i giorni... Questo è una super chicchetta. Bois Imperial. E poi concludo, così almeno ti inizio a riempire di profumo anche sulla pelle, con Cologne Cedrat. Abbiamo iniziato con cose molto giovani, strane, fuori di testa, e concludiamo questo percorso di non lo so quanti profumi, un bel po', con un classicone. Qua stiamo parlando di un profumo molto buono, questo più adulto, di un profumo più serio. Ma verrebbe da dire da consulente strategico, ecco. Ah, quindi questo non, dici che non è informale? No, secondo me non è informale. È apparentemente informale, perché comunque l'agrume pensi a qualcosa sempre di fresco, estivo, però per la struttura che ha sotto diventa un profumo importante. Prima di fare questa snasata, ho una carrambata, ti voglio far vedere l'ignoranza del profumo che metto recentemente tutti i giorni. Lo prendo. Cos'è che è? Devo preoccuparmi? No. Pronto? Vediamo. Ma tu lo sai che lo usa anche il papà di Martina? Ah, il papà di Martina ci va pazzo per il profumo di Abercrombie. Ma tra l'altro quello che adesso non è più in produzione, perché io l'ho preso dopo che ho visto il documentario, no? Sì. Di tutto lo scandalo di Abercrombie, che era tutto il contrario di inclusivo, perché c'erano questi uomini con gli addominali e tutto quanto. E mi ricordo quando ho aperto Abercrombie a Milano, che per tutta una zona di Milano c'era sto profumo qua, sì, che era quasi nauseante. Rifatti una tua annusata. Allora, prima però mi devi dire una cosa. Vai. Quindi tutti questi hanno una buona persistenza? Sì. Ok. Sì. Vado? No, dorso. Ah, dorso. Qua? Sì, vai. Faccio uno? Fai tre. Tre di tutti. Mi sento come dal dottore, devo fare il prelievo del sangue. Vai, interro braccio. Vai. Fra 20 minuti... Non mi ricordo dove abbiamo spruzzato cosa. Sono in ordine. E poi si può mettere anche Malibu, però Malibu non so dove metterlo. In bocca? No, quello baraonda. No. Vuoi stare così... Sì. Perché fa un po' di suspense. Ok. Mettiamo un rullo di tamburi. Esatto. L'unica cosa che però aggiungerei è... Sulla mano dove c'è Samplosion, quindi la mano destra, andiamo a mettere questo. Qua dove c'è il timbro della discoteca? No, qua sull'interno braccio. Ok. E quello... È proprio olio, cavolo. Quello, fai così con i due dorsi. Così? Vai. E tu questo qua ti rimane fino a domani mattina, ce l'hai. Comunque io sento tantissimo il basilico qua. Vedi? Perché magari, cioè io sento l'agrume perché magari anche la mia pelle tira fuori più l'agrume. Però io volevo sentire l'aglio, ammetto che volevo sentire l'aglio. Io l'aglio non amo, ma fortunatamente non lo sento tanto. Io solo perché già ho scritto aglio sulla... Ok. Ero troppo contento. Comunque, intanto che si asciuga, vorrei dire una cosa. Sì? Vorrei lanciare un messaggio, sono serio. Va bene. Secondo me, e vorrei tanto, che il mondo dei profumi diventasse, ma già lo è,
un trend, un po' come è successo con lo streetwear un po' di anni fa. Non solo perché almeno la gente smette di puzzare, ma anche quella è una cosa, ma perché è affascinante, ok? Cioè le storie, perché alla fine uno può anche pensare dall'esterno che siano tutte pippe mentali, e un po' lo sono, sì, sì, sì. Ma allo stesso tempo puoi approcciarlo in modo superficiale, puoi approcciarlo in modo più intenso. Cioè, è una figata di mondo questo. È una cosa che mi gasa un casino e spero che in questo podcast venga sempre più gente a parlare di profumi, che sia già appassionato, che si possa appassionare, perché a parte che qua siete i numeri uno e avete una professionalità pazzesca, ma veramente io adesso sono così, scusa, cioè, sto facendo questo discorso, provo a essere serio, ma non riesco. Oltre che ringraziarti questa fantastica esperienza. No, spero di essere stato all'altezza delle aspettative. No, assolutamente. Comunque, allora, per sentirli, sì. Andiamo a sentirli fuori. Arriviamo. Ti è uscito tutto lì il crisio? Cioè, è diverso qua. Sì, è molto diverso. No, 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 no. Bocciato. Bocciato Cloud. Però abbiamo un quasi sì per Samplosion e un altro bocciato che è Cologne Cedrà. La dimostrazione che i profumi alla fine bisogna provarli. Sì. Facciamo un saluto a tutti quanti. Ci siamo divertiti tantissimo. Matteo è un grande, esattamente come si vede dai video. Grazie. E mi sono divertito un casino. Non vedevo l'ora venisse questo giorno. E questo giorno è arrivato ed è già finita. Grazie per la visione. E ci vediamo alla prossima intervista o comunque al prossimo video. Ciao a tutti. I video, oltre che professionali, devi fare anche video proprio che... siano clickbait. Il punto è che non voglio farti il video in cui ti dico: ehi, vuoi andare a passare a letto le modelle, comprati questo. No, anzi, addirittura è un po' irreale. L'ultimo video che hai fatto all'inizio, hai detto: se cerchi la scia, vattene. Cioè, l'ultima cosa a livello aziendale, l'ultima cosa che devi fare è: stai cercando scia, questo video non è per te, fuori dalle balle. Almeno dico le cose sì, come sì, stanno, sì, no, certo. Cioè.